Sono trascorsi 7 anni e mezzo quasi dal terremoto che sconvolse la bassa Mantovana. Siamo tornati a Moglia per capire quali siano ancora i disagi della cittadinanza. Procedono, sembra, speditamente. Vedi, le costruzioni che vediamo qui in paese stanno rifacendo la chiesa, e, insomma, secondo me vanno bene, ecco. Guardi lei, se lei riesce a vedere se possiamo essere contenti, negozi chiusi, attività chiuse, non abbiamo più niente, se questo è il modo. Siete contenti del lavoro post terremoto? Ma insomma abbastanza, direi abbastanza contento. Loro procedono più bene o male, quindi direi che. Ma sì, insomma. Abbastanza, casa mia sono rimasto contento. Lei è rimasto contento del lavoro di post terremoto? Oh, penso di sì, penso che abbiano fatto qualcosa che va bene, dai. Sinceramente no, proprio no. Direi che hanno fatto una distribuzione senza senso dei fondi. Ah, sono contento, ho fatto 3 mesi sotto un tetto. Adesso sono in casa, quindi è andato bene. Discretamente sì. Personalmente non ho avuto nessun danno, però vedo che le altre cose stanno avanti abbastanza bene, insomma, compatibilmente e considerando quello che vedo anche nei paesi limitrofi. Quindi Ah, perché i paesi limitrofi sono messi forse anche peggio di Moglie. Dicono che ad aprile, verso primavera, municipio e chiesa. Questo non lo so, e ci credo poco anche. Ecco, qui a Moglie sì, insomma, è andato avanti abbastanza bene, ma sembra che vada avanti, dormi male, Mi hanno detto che Moglie ha anche messa meglio i confronti dei paesi limitrofi. ecco. Beh, questo non glielo so dire, perché non sono tanto girato per gli altri paesi, non so dirglielo. E certo che in Bondeno è un po' più indietro. È contento dei lavori post terremoto? Beh, Dio, potevano procedere meglio, eh. Dicono che i paesi limitrofi magari hanno qualche problema. Sì, parlando di Novi, sono messi peggio di noi. No. Come mai? Meno soldi a Roma e più lavori fanno alla veloce. Insomma, sono un po' a rilento. Questo sì, insomma, sono passati 7 anni, ancora non è stato concluso praticamente niente. Mi risulta che nei paesi vicini, parlo dell'Emilia, chiaramente siano stati un po' più veloci coi lavori. Immagino che sia proprio una questione del cambio di regione.